Salve a tutti, sono bene ed eccoci qui in questo nuovo episodio di Spore, dove proviamo a vedere cos'è sta parte. Una nuova book. E prima di partire con... aspettate, vediamo anche queste altre cose. Che so? Un bastone. Ehi, tieni, ti regalo questo bastone con i miei baffi. I baffi. Prima di partire con l'episodio, voglio provare un voglio provare una piccola cosa che mi avete anche chiesto anche voi nei commenti. Ok. Piloricchio, vabbè. E adesso salviamo un attimo. Salva. La partita Super Bonnie è stata salvata, perfetto. E adesso proveremo a fare una modifica molto strana che non ho mai fatto. Salta, non mi interessa vedere tutto il balletto, ok. Proviamo a vedere cosa succede se la creatura non ha un occhio. Tipo, cosa succederebbe senza un occhio? Proviamo un po'. Cosa succede se la creatura non ha un occhio? Che figata! È tipo tutto nero! Tipo non vediamo bene! Tipo usiamo gli altri sensi e si vede così! Che figata! Ah, che cosa carina, però... torna al menu principale. Non si può caricare da qua, sì. Vuoi salvare la partita? Non salvare, non salvare. Ok, quindi sì, torniamo alla Berbonia con l'occhio. Perché alcuni di voi mi hanno chiesto: ehi, Ber, ma cosa succede se non hai l'occhio? E non lo sapevo, quindi ho detto: proviamo insieme a vedere cosa succede. E succede quello, quindi si vede tutto grigio e si vede poco e niente. Eccoci qua. E in più, molti di voi adesso invece hanno detto che l'occhio è fantastico e non devo ascoltare quelli che mi dicono che non è bello. Quindi, ok. Berbagnocci indecisi. Quindi, quindi, con i nostri baffoni qui. Oh, che brutto occhio, no? No, 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 no. Quindi, proveremo adesso a farci nuove amicizie. Tu sei amico? Sì, è abbastanza amico. E proveremo a usare l'abilità Canto di Sirena. Il tizio è curioso. Perché mi avete detto che con il Canto di Sirena è molto più facile farsi gli amici. Aspetta, sta ballando. Ok, quindi... ballo, ballo, ballo pure. Io! Di nuovo ballo. Ballo, ballo, ballo pure. Io! Ok, poi che ti serve? Canti, canto, canto, canto pure. Io! Oh yeah. E adesso vado a mangiare perché sto crepando di fame. Andiamo a mangiare. Dopo gli regalo anche questo bastone. Che tipo poi è un bastone che sta per terra da loro. Io lo prendo. Tieni, ti do un regalo. È il tuo bastone. Tipo, prendo il bastone da casa sua e glielo vado a dare. Tipo, ehi, guarda che bel bastone solo per te. Che sta ballando? Ah, sta ballando. Ah, oh, cacchio, mi sa che ho sbagliato col tempo a ballare. E vabbè. Cantiamo insieme. Balliamo. No, non gli piace come ballo questo. No! Perché? Io voglio darti il bastone! Prendi il bastone! Balliamo? Ma forse devo aspettare dopo che finisce lui di ballare. No, tipo col canto va! Col ballo no! Ok, adesso aspetto che finisce di ballare lui e poi faccio io. Ok. Andiamo? No, è la stessa cosa, non gli piace proprio come ballo. Vabbè, sto cacchio. Vado a ballare con lui. Bastone lo darò a lui. Ok. Che vuoi fare? Ah, però loro ne sono pure due. Vabbè, sto cacchio. Non voglio più fare amicizia. Quindi,
Adesso andremo a caccia di nuove parti del corpo per migliorare i nostri berbagnocci. E molti di voi mi hanno detto: "Ehi Ber, perché non resti tantissimo nella modalità creatura così da cre fare cre tante creature sempre più carine?" È una buona idea effettivamente fare creature sempre più carine, però potrei anche tipo fare tra un episodio e l'altro un episodio speciale dove invece di andare in giro vado solo nel creator, oppure potrei farlo a fine episodio. Non ne ho idea. Non ne ho idea. Facciamo così. Dato che questo episodio sarà e andrà in onda quando andrò in vacanza, quando io ad adesso sarò in vacanza, questo episodio sarà un episodio normale. Il prossimo sarà un episodio dove farò solo creature strane. E oh mio Dio, un epico. Oh mio Dio, è come strano sto epico. Ah mio Dio! E poi, dopo quell'episodio, quando tornerò, vedremo insieme cosa fare. Quindi scrivetemi nei commenti se volete. Aspettate però, lo dico tra poco. Guardate che figo! Wow, aspetta, ce l'ha con me. Oh, porca miseria! Via! Ah! L'epico! Aiuto! Comunque, scrivetemi qui sotto nei commenti se volete che faccia ogni tanto un episodio incentrato solo sulle creature, oppure a ogni fine episodio di Spore fare una nuova creatura. Scrivetemelo nei commenti. Quindi, ripeto, per questo episodio sarà un episodio normale, il prossimo sarà un episodio incentrato solo su fare creature strane, e poi dopo quelli vi comunicherò il risultato, perché tornerò dalle vacanze, leggerò i vostri commenti e vedremo insieme cose fairy. Tanto quell'epico è bello grosso. Hey! Oh, questi tizi sembrano molto umani. Ok, facciamoci gli amici questi umanoidi. Ehi, hey, umanoide! C'è tipo un coso enorme che vuole ucciderci, ma noi balliamo. Sì, devo ballare. Balliamo, balliamo, balliamo tutti. Balliamo, balliamo, balliamo tutti. Stanno venendo per ucciderci, però tipo mi sa che ci dobbiamo. Vabbè, no, sto cazzo. Via! Ma ce l'ha con me! Che cattivone. E io adesso lo sputo. Aspettate, se posso fare il canto della sirena contro di lui. Lui? Canto della sirena! Cacchiarola, non funziona! Ok, mi ha one shottato. Non gli piace il mio cantare sirenoso. Ti hanno ucciso. E vabbè. È perché sono cattivi, per questo mi hanno ucciso, testo. Che sono dei cattivoni del cavolo. Ok. Che carini, l'occhione enorme. Oh. Ok, adesso mi porto qualcuno dietro. Vieni tu qua. Ehi, bello. Ehi. No, balla. No, dai, perché non sono riuscito a portarmelo dietro? Oh, dai. Ok. Tum 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 tararà. Andiamo, berbagnoccio. Berbagnoccione, perché questi sono berbagnoccioni. Che poi tipo quando proverò a creare la creatura nel prossimo episodio, proverò a metterci anche a metterci quest'occhio. Però non so se sarà possibile metterci quest'occhio, perché questo è un occhio della fase cellula. Quindi non so se nella fase creatura potrò utilizzarlo lo stesso dall'editor e non dall'andare normalmente così. Quindi dobbiamo vedere un po'. Dobbiamo vedere un po'. Allora, lì c'è una parte che voglio, ma ci sono i mostri di. Questi sembrano tantissimo quelli di Monsters & Company. Uè, come ti permetti? Come ti permetti di attaccare il mio amico? Mi sa che quasi crepa di nuovo. Vabbè, pure quest'altra. Ritirata! Ritirata! Ok, in questo episodio ci stanno massacrando. Tutti. Wow. Un uovo rotolato. Oddio. Speri, portiamo l'uovo a casa. Uova rotolanti, cammina! Vabbè,
Vai, cammina. No. Cammina. Vabbè, sto cacchio, stati qua. Vabbè. Devo andare in giro a cercare altre parti. Perché dobbiamo migliorare il nostro berbagnoccio. One. Berbanoccione. Ogni volta dimentichiamo l'one. E non è bene di dimenticare l'one. Quello 25. Ah, ci sta quell'altro da 12. Dov'era? Eccolo, quello da 12. Però devo riuscire a beccare solo lui. Sarà un po' un casino beccare solo lui. Forse è così. Ok, magari viene solo lui. Ah! No! Via! Ah! Mi ammazzano! No! No, via! Via! E corri! Corri! E vabbè, ah! Oh, questo episodio non va bene. Il ventilatore che si sposta. Che ventilatore cattivo che sei. Vabbè. Oggi non ci è andata bene niente. Oggi abbiamo solo scoperto quanto quest'occhio sia fantastico. E per il resto non ci è andato bene niente. Ci sono le giornate no anche in Spore. Ciao anche a te con i tuoi baffoni. Ci sono le giornate no anche in Spore, purtroppo. Eh già. Canto della sirena! Quindi adesso magari posso farmi gli amici. Ma quell'altro mi attacca! Ah! Quello non mi è piaciuto la mia canzone! Mi odiano tutti! Cattivo! Oh! Uffa! Vabbè, mi sa che oggi non è proprio giornata per i berbagnoccioni. Non è proprio una giornata per berbagnoccioni oggi. E quindi vorrei prendere quella parte e poi andare all'editor, provare qualcosa di nuovo, magari. Però sti tizi vogliono ammazzarmi. Ma io non tutti uccidermi. E non va bene. Via. Oh. Mi sta raggiungendo. Aspetta, adesso me lo tiro. Così poi viene alla base e lo distruggiamo tutti quanti. Oh cacchio. Dov'è la casa? Oh, eccola qua. Amici berbenoccioni. Ecco qua. Distruggiamolo. Grande. Cosa stupido. Sì, va bene, accoppiamoci. Mamma mia, sta da prima questa tizia. Accoppiamoci. Mamma mia. Che poi non ci sono bimbi oggi. Siamo in tre. Siamo gli ultimi tre berbonaccioni rimasti. E l'uovo. Adesso ne facciamo un altro di uovo. Magari. Pop. Nuovo uovo di berbonaccione. Dov'è? Eccolo qua. Ah no, quello è nato, il piccolo. Allora, vediamo di cambiare un po'. Allora, abbiamo trovato tante cose carine qua, che non sostituiranno mai il mio fantastico occhio. E poi anche delle buche. Ma ci vuole un sacco di DNA, io non ne ho. Più baffi! Ci sono altri baffi adesso! Yeah! Più baffi! Dove sono? Vabbè. Più baffi! Baffi dal... baffi lunghi, baffi corti, baffi bannosi. Chissà quale sarà il prossimo tipo di baffo che troveremo. E che poi adesso ci ho messo la cosa perché finalmente posso saltare. Non è che queste ali siano fantastiche, le cambierò il prima possibile, però adesso finalmente posso saltare. Perché, come dico sempre, e chi mi conosce da tanto tempo, chi segue tutti i miei video da tanto tempo, si sarà fatto le orecchie un po' così di sta cosa, ma se non posso saltare non va bene. Devo poter saltare in un videogioco, perché altrimenti mi sento male. Quindi, per questo episodio... posso volare quasi. Per questo... ma vola proprio! Planate è proprio volare!
Che figata! Ehi, bello, ti piacciono i baffi volanti? Ti piacciono i baffi volanti, Momo? Momonke? Vuoi cantare Momonke? Canto anch'io, Momonke. Vuoi ballare Momonke? Ballo anch'io, Momonke. No, mi sa che faccio proprio schifo io a comunicare. Ah, io ho fatto fascino. Ho sbagliato, vabbè. Devo migliorare le mie tecniche d'approccio di amiconi. E ci rivediamo nel prossimo episodio con le strane creature di Pear. Quindi, grazie ancora per aver visto questo video e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti. Ah, mi raccomando, non dimenticate di scrivere nei commenti cosa, se volete ogni tanto degli episodi sul creare creature, oppure ogni episodio toglierò 5 minuti o bene o male, o più o meno 5 minuti per creare una creatura strana ogni episodio. Ciao a tutti! Ehi, se questo video vi è piaciuto fatemelo sapere tramite un like, un commento, ma non per quella cosa, ho 1 milione di like, sono il più figo di tutti, oh yeah, ma semplicemente perché così capisco se una cosa vi piace oppure meno. E grazie per aver visto questo video, ci vediamo nel prossimo video, ciao ciao!